E cos'è dunque un bacio? Un'apostrofo rosa fra le parole t'amo, un segreto sulla bocca. Sì, Cyrano de Bergerac aveva ragione quando definiva il bacio davanti alla sua amata e che in questo quadro è ben presente. Il bacio, il titolo del quadro di Francesco Hayez, è il protagonista dell'opera. Un atto d'amore fra due persone che si amano. Un bacio fra quelli che potrebbero essere un brigante e una castellana dell'antico Medioevo. Non sappiamo dove si baciano. Forse in un castello, ma poco ci importa. A noi interessa conoscere il loro amore trasmesso nel loro bacio. Un bacio caldo, passionale, ma anche nervoso, intenso. Tutti i loro movimenti sono concentrati sul loro atto d'amore. Attraverso le loro mani capiamo quelli che potrebbero essere i loro sentimenti. La mano di lei che stringe nervosamente il suo amato per non abbandonarlo. E la mano di lui che sfiora dolcemente la guancia della sua amata, ma con l'altra le tiene la nuca con passione e rapidità perché deve andar via. E questa rapidità probabilmente è dimostrata dalla presenza di un'ombra in basso a sinistra del quadro. Chi è costui? Forse qualcuno che lo sta cercando, ma poco ci importa. È più importante fermarsi e vivere quest'ultimo bacio prima dell'addio. Ma solo un semplice bacio Francesco Hayez ci ha lasciato? No, il quadro parla molto di più. 1859. A pochi anni dalla fine di quelle che dovranno essere poi i conflitti per l'unità d'Italia, il pittore vuole ricordare il sacrificio di tanti patrioti che sono scappati per combattere le truppe straniere e avere l'unità d'Italia. Beh, se mi permettete, a me piace vedere quel bacio proprio come un atto d'amore alla nostra amata Italia. Quindi sì, c'è romanticismo, ma abbiamo anche amore di patria. Se siete amanti, se siete romantici, non potete non accompagnare la vostra amata o il vostro amato a far visita a questa splendida opera esposta alla Pinacoteca di Brera a Milano. Inoltre, per i più piccoli o i cosiddetti amanti del mondo Disney, chi ricorda la coppia del quadro? A me ricordano tanto Robin Hood e Lady Marion, in quel bacio frettoloso prima di dover scappare dalle grinfie del principe Giovanni. E allora, in questo trionfo d'amore, ricordo quelle che sono le loro parole. Mi ricordo quando eri tu, un ragazzo e nulla più. Siamo cresciuti noi, ma tanto ancora è cresciuto il nostro amor. Prima il tempo non passava mai, ora vola, ma sai, svanirà la vita, ma resterà l'amor. E ricordatevi, il quadro vi aspetta nel suo museo. Andateci, perché guardarlo dal vivo è tutta un'altra storia.